C'è un solo smartphone con una fotocamera frontale da 50 megapixel. C'è un solo smartphone con la doppia illuminazione frontale con la regolazione della tonalità di colore. Si chiama Vivo V23 5G. Benvenuti su MrGadget.tech, sono Luca Viscardi. E io sono Tecnolaura. Oggi vogliamo parlarvi di un prodotto molto interessante che è stato lanciato da poco, Vivo V23 5G. Per chi ancora non conoscesse Vivo Mobile, beh, parliamo dello sponsor della Serie A femminile di volley, ma soprattutto degli europei e dei mondiali di calcio, oltre che official smartphone della E-Serie A Team nel mondo degli esports. Il nuovo Vivo V23 5G offre diversi spunti interessanti, a partire dal suo curioso colore, che cambia quando lo smartphone è esposto alla luce. Questo però è solo uno dei molti dettagli di cui vorremmo parlarvi oggi con un focus particolare dedicato alla fotocamera frontale. Per riassumere brevemente le caratteristiche tecniche del nuovo V23 5G, vi segnalo che c'è un processore MediaTek Dimensity 920 al suo interno con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria ha una carica di 4200 mAh e si carica da 0 a 70% in circa 30 minuti. Il sensore fotografico principale posteriore è da 64 megapixel e si comporta bene in tutte le condizioni, anche quando c'è poca luce. A proposito di fotocamera, sono moltissime le funzioni che potete sfruttare, tra cui la dual view, quindi potete riprendere contemporaneamente usando sia la fotocamera frontale che la fotocamera posteriore, che soprattutto per i cosiddetti creators digitali è davvero una funzione che può risultare molto molto utile. Non solo, perché la dual view viene utilizzata anche per riprendere contemporaneamente con due diversi sensori, quindi per dare due diversi punti di vista della stessa ripresa. Però per questo video in particolare vi abbiamo promesso di concentrarci sul tema della selfie cam e delle funzioni pensate per i creators digitali. In particolare vi sottolineo che per coloro che usano molto la fotocamera frontale è stato introdotto il Dual Tone Spotlight, un sistema composto da 4 luci LED di supporto perché le immagini catturate con la fotocamera frontale siano perfettamente illuminate, e di questa illuminazione si può regolare anche la tonalità di colore. Ecco, a dire il vero questa non è una novità assoluta, perché già Vivo V21 5G aveva l'illuminazione frontale, però in questo caso c'è una luminosità più intensa e si può anche andare a regolare la tonalità della luce a seconda delle proprie esigenze, scegliendo tra luce calda o luce fredda. Potrebbe sembrare un dettaglio un po' nerd, in realtà il tipo di illuminazione che si usa cambia a seconda del contenuto che si vuole realizzare. La luce calda aiuta quando c'è un contenuto più discorsivo. La luce fredda è perfetta quando si registrano magari dei tutorial di make-up, quando quindi la luce deve essere più neutra e non deve alterare i colori di ciò che viene ripreso. Oltre alla doppia illuminazione frontale con tonalità regolabile, Vivo V23 5G offre due sensori sulla fotocamera frontale, un grandangolo da 8 megapixel e un sensore principale da 50 megapixel. L'ottica principale della selfie cam di Vivo V23 5G permette anche di girare video in 4K, che si possono modificare immediatamente grazie al software del telefono. Quando poi si usa la fotocamera frontale in modalità ritratto, è possibile modificare il tipo di effetto che viene applicato da Vivo V23 5G, ma ancora più interessante è il fatto che sia possibile cambiare la messa a fuoco all'interno della foto anche dopo averla scattata. Come per i video, anche per le foto sono disponibili diversi strumenti per la modifica delle immagini e per la loro elaborazione immediatamente dopo lo scatto, prima di condividerle sui social network. Quando si fanno delle riprese o delle immagini che richiedono una visione più ampia, è comodo sfruttare il grandangolo da 8 megapixel. Sottolineiamo poi il dettaglio che tutte le immagini e i video che vengono catturati con la selfie cam di Vivo V23 5G possono essere elaborati direttamente sul cellulare,
contando anche sulla qualità del suo display. Vivo V23 5G infatti ha uno schermo AMOLED con una fedeltà dei colori sempre garantita, oltre ad una ottima leggibilità in tutte le condizioni, e fidatevi, non sono degli elementi scontati. C'è un altro dettaglio curioso che vorremmo sottolineare e che riguarda Vivo V23 5G: la sua capacità di cambiare colore quando esposto alla luce diretta. La versione oro, dopo qualche minuto alla luce diretta, prende una colorazione azzurra veramente molto carina. Per qualunque altra informazione o per leggere la recensione completa di Vivo V23 5G, vi invitiamo a fare un salto su mrgadget.tech. Per oggi è tutto, ciao da Luca Viscardi. E ciao da Tecnolaura.